importante il risultato di Domenica Sports. Un risultato che scaturisce dalla collaborazione e soprattutto dalla condivisione di uno stesso progetto. Il frutto dell'impegno e dell'amore verso la nostra città. Un risultato di tutti, di nessun escluso, nessun individualismo, ma solo un lavoro di squadra che stasera è qui davanti a voi, più unita che mai, con l'unico obiettivo di avere il nostro Enrico come sindaco di Policoro. Con il suo programma la nostra coalizione ha adottato le linee guida di un progetto più grande, quello di rendere Policoro bellissima, ma non perché non lo sia adesso, ma perché dobbiamo impegnarci a costruire una città che guardi al futuro in una veste moderna, capace di adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze delle nuove generazioni. Una città che sia capace di trasmettere ai nostri figli l'amore e il rispetto per la città dove si vive e dove abbiamo scelto di vivere. Stiamo continuando a distribuire il programma, dove sono chiaramente definiti quelli che sono i principi, gli obiettivi e gli strumenti con cui realizzarli. Vi invito a leggerli con attenzione. Vengono toccati tutti i punti fondamentali per la crescita e lo sviluppo di Policoro: la scuola, il turismo, lo sport, il benessere sociale. Avere ben chiaro cosa fare e come realizzarlo non è cosa scontata, ma avete creato da subito una base, un gruppo di persone unite che parlano la stessa lingua e sicuramente una base fondamentale per la buona riuscita del progetto. Ma da qui nasce anche la responsabilità di ognuno di noi e l'impegno di ognuno di noi, perché con le parole siamo tutti bravi a promettere, a raccontare. Però la responsabilità è un'altra cosa. Il nostro impegno come responsabile e concreto. Questa è l'unica promessa che per ora possiamo fare. Tra una settimana siamo chiamati ad effettuare una scelta molto importante: a chi affidare la guida della nostra bellissima città per i prossimi 5 anni. Siate tutti parte attiva di questa scelta. Andiamo tutti a votare. E votiamo Enrico, perché è testimonianza di impegno, di serietà, di rispetto per le istituzioni e verso la nostra comunità, ogni giorno, da sempre. Buon voto a tutti! Buonasera a tutti e grazie Policoro, grazie policoresi. Vi abbiamo chiesto fiducia e l'avete data a questa squadra. L'avete data al progetto che rappresentiamo, l'avete data al nostro leader, Enrico Fianco. Iniziamo a sentirci quel peso della responsabilità che ci state per consegnare, ma lo portiamo volentieri, orgogliosamente, su spalle ormai larghe di esperienza di vita e di esperienza amministrativa. Lo slogan che Enrico ha scelto per la sua campagna elettorale è sarà bellissima. Allora a me piace prendere qualche impegno stasera a nome di tutta la coalizione e a nome di Enrico Bianco. Noi abbiamo toccato alcuni punti del programma elettorale, abbiamo toccato alcuni temi importanti della città. Ricordo che nel mio primo intervento a nome di tutti nominai il recupero di Piazza Lande. Allora
pensando ai nostri figli, ai più piccoli, ai nonni, vederli passeggiare insieme, penso che se questa comunità deve diventare una città, una piccola opera, ma che può iniziare un percorso verso un disegno di nuovo della città, perché no, potrebbe essere la pedonalizzazione di via Siris, almeno per il tratto, fino alla villa comunale. Avere finalmente un'isola pedonale nella città e non essere rinchiusi semplicemente in piazza Eraclea. Apriamola quella villa comunale, abbattiamoli quei muri. Io la città la cammino molto, qualcuno mi prende in giro scherzando, che col mio motorino mi trova una volta qua, dopo 2 minuti mi trova di là. Quando vedo ancora persone anziane, persone disabili, mamme con i passeggini, non poter camminare sui nostri marciapiedi. I marciapiedi nascono per i pedoni, per le persone. Questa città, la speculazione è arrivata anche sui marciapiedi. Marciapiedi di 80 centimetri dove sono invasi da segnaletica vecchia che ormai non esiste più, da cartelloni pubblicitari. Devo dire, io malgrado, anche ci sono situazioni purtroppo dove sono stati piantumati alberi che ormai ostacolano il passeggiare, la sicurezza dei cittadini. Allora credo che una delle prime cose che verrà fatta è quella di ripulire i marciapiedi da tutti questi ostacoli e continuare nell'abbattimento delle barriere architettoniche. Poi sugli alberi mi sento di prendere un impegno importante, non personale chiaramente, a nome di tutti. Questa comunità nasce dal disboscamento del bosco pantano. Allora credo che oggi sia giunto il momento che dobbiamo restituire alla natura qualcosa. Allora l'impegno che mi sento di prendere è che se verrà sacrificato qualche albero per consentire la sicurezza dei cittadini, ne pianteremo 5, 10, 15 al posto di uno. I nostri parchi verdi, i verdi hanno solo il nome, facciamo diventare dei boschi urbani, creiamo le aree per il tempo libero, per gli anziani, per i bambini, per i nostri animali da compagnia, trasformiamo la nostra città e a noi ci tocca questo compito. Poi un appello lo voglio fare alle tante situazioni, alle tante comunità che vivono all'interno della nostra comunità. Noi abbiamo la grande fortuna di essere una comunità in crescita, noi abbiamo la grande fortuna di avere una popolazione giovanile molto ampia. Si è parlato in questa campagna elettorale molto delle scuole, delle associazioni, delle strutture che sono poche, ce ne vorrebbero altre, ci sono perse occasioni. Allora io dico, stasera non mi voglio rivolgere al programma, alle opere da fare, ma agli uomini. A chi questa comunità la deve far crescere e la deve far crescere con l'intento di migliorarla, di lasciarla migliore di come l'abbiamo trovata. Allora mi ricordo, noi abbiamo, e avere 2 scuole, 2 istituti comprensivi è una risorsa per la città, non è un problema. Allora uniamoci, unitevi, metteteci in difficoltà con le proposte, portatecele. Ci sediamo tutti intorno a un tavolo, ma al primo posto nella scuola necessariamente ci sono i bambini. Tutto quello che dobbiamo farlo per mettere in condizione loro di crescere e di acculturarsi nelle migliori condizioni possibili. Alle associazioni dico, è la ricchezza più grande di una comunità. Nessuno deve rimanere isolato, ognuno per le proprie inclinazioni. Ma partecipiamo tutti alla vita attiva, al cuore pulsante di questa comunità. Che le associazioni culturali, che le associazioni sportive, le associazioni che si occupano dello stesso ramo, delle stesse cose, lavorate insieme, non più in maniera in contrapposizione uno con l'altro, non più a chi arriva 5 minuti prima a protocollare la richiesta. Mettiamoci in condizione tutti di utilizzare al meglio gli spazi, il tempo, le strutture. Noi ce la metteremo tutta per offrire i servizi e la possibilità, ma tutti dobbiamo avere un unico obiettivo, che nessun bambino di Policoro deve rimanere a casa il pomeriggio, perché solo vivere in comunità, sposare i principi
dello sport in particolare, ma anche delle attività delle altre associazioni, ci garantiranno una società migliore domani. Insieme alla famiglia, alla scuola, oggi non bastano più. È giusto che le associazioni fanno il loro lavoro, fanno il loro dovere, ma non più in contrapposizione. Venite voi in comune a metterci in difficoltà, a provare a suggerirci le soluzioni. Il 27 e il 26 è vero che sceglieremo, dico sceglierete perché io non abbiamo già scelto. Il 26 la città di Poligoro sceglierà il sindaco. Quel sindaco avrà la squadra che sarà già determinata dal primo turno. Ma io credo che Poligoro, allora io quando parlo con i miei amici anche dei comuni limitrofi di Poligoro lo paragono ad un adolescente. Poligoro è una città in crescita, con tutte le difficoltà che può avere un bambino quando cresce, ma anche con tutte le esigenze, con la cura, con la protezione di cui ha bisogno. Poligoro non basta un sindaco e un'amministrazione, Poligoro è di tutti e tutti dobbiamo contribuire a farla crescere. Lungo quel percorso di miglioramento continuo. Allora, quello che vi dico, noi il 27 avremo un'amministrazione nuova sperando che sia questa su questo palco. Ma stateci vicino, veniteci, aiutiamoci, aiutateci ad amministrare questa città, con suggerimenti, con le idee, nello stimolarci, non ci abbandonate in quella casa comunale. E se qualche volta ci dovete tirare le orecchie, tiratecele, ma per farci crescere, perché Poligoro ha bisogno del contributo di tutti, di ognuno di noi, da cittadini per bene, cittadini modello e cittadini che anche capiscono che fuori l'uscio di casa non è proprietà propria, ma è proprietà di tutti e quindi di ognuno di noi. Andiamo a votare con l'intento di lasciare questa comunità migliore di come l'abbiamo trovata. E ho la presunzione di dire che questo lo possiamo fare solo con Enrico Bianco sindaco. Grazie Poligoro, grazie Poligoresi. Buonasera amici, buonasera amiche, buonasera Poligoro. È un momento importante questo e lo vorrei cominciare con una parola dall'impatto fortissimo. Grazie. È una delle prime parole che ci viene insegnata quando nasciamo, però poi ce lo dimentichiamo durante il nostro percorso. Quindi grazie, ma non grazie al nome di Massimo Scacci, non grazie al nome di Enrico Bianco, grazie al nome di 64 persone. Di 64 persone che hanno voluto mettere le loro idee a disposizione prima della coalizione e subito dopo della città. E quindi al di là di quello che ognuno di noi esprime da un punto di vista numerico, le idee sono un patrimonio. E quindi io per questo ringrazio ognuno di voi per quello che è stato il contributo a questo programma che noi abbiamo scritto per la città. E l'abbiamo scritto declinando un altro termine molto molto bello, è l'emblema di chi vuole fare politica, ascoltare, il verbo ascoltare, prima di parlare bisognerebbe ascoltare la città, ok? Allora, quello che ti voglio dire stasera è che noi ti proponiamo un patto, come ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, e il patto come si creava? Si creava con una stretta di mano. E noi saremmo capaci di scendere in mezzo alla piazza e stringere le 5.000 mani che ci sono questa sera qui e guardare mentre stringiamo quella mano gli occhi di ognuno di voi per dire semplicemente cosa? Insieme creiamo questa città moderna, lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo ai nostri figli e lo possiamo fare solo e solamente insieme. Non esiste un gruppo al comando
è un modello di governo che non funziona più. Esiste un'amministrazione che dà l'esempio e con quell'esempio mette in moto una comunità, le associazioni, gli imprenditori, le parrocchie, le scuole. E questo è il modello che dobbiamo declinare. E questo è quello che noi vi stiamo proponendo. E ve lo stiamo proponendo perché siamo persone che hanno messo un passo indietro i nostri individualismi, le nostre aspirazioni individuali, per fare cosa? Per il bene comune. E abbiamo scelto il nostro leader naturale che si chiama Enrico Bianco. Perché è la sintesi di questo gruppo, di questa squadra, è la sintesi. È persona per bene, è persona lucidante, è persona leale, è persona che dà spazio ad ognuno di noi. Per questo abbiamo scelto di copiarlo. Per questo abbiamo scelto di copiarlo. E che cos'è quella città moderna che abbiamo in testa? Volendola rendere proprio semplice come concetto, la città moderna che abbiamo in testa è quella che dà a ognuno di noi opportunità di mettere la palla sulla spalla e dice andiamo avanti, perché solo così possiamo migliorare questa città. Questa è la città moderna, non lascia nessuno indietro. E poi immaginiamoci questa città, immaginiamoci, prima la immagine, con le piste ciclabili, ma l'abbiamo già messa all'interno del regolamento urbanistico, non è utopia, noi l'abbiamo già scritto all'interno di quello strumento. Le piste ciclabili che uniscono la nostra città, le dobbiamo realizzare, sì, questo è il nostro impegno. Le rotatorie, una città verde, con ampi spazi, questa è la città che abbiamo in testa. E poi c'è tutto un altro pilastro che mi piace chiamarlo immateriale, perché era una potenza unica, che è formata da tre parole magiche: cultura, sport e scuola. Noi li mettiamo insieme questa roba qui all'interno di uno strumento che abbiamo definito consulta della cultura, sport e scuola, perché questi tre elementi devono convivere, devono fare rete, e gli diamo anche dignità all'interno di uno spazio che abbiamo individuato all'interno dei casalini. Ma perché l'abbiamo fatto tutto ciò? Perché è molto semplice, perché se parliamo di scuola, cultura e sport, parliamo del futuro della nostra città, parliamo della parte più ricca della nostra città, parliamo dei nostri figli. Ed è ancora più importante, alla luce di quello che è successo, abbiamo attraversato 2 anni di pandemia, adesso abbiamo una guerra, siamo in un mondo instabile con poche certezze, e noi dobbiamo fare in modo che i nostri figli vengano tirati fuori dalle case, vengano lasciate i tablet, i cellulari. Ed è per questo che abbiamo immaginato questo strumento, abbiamo immaginato di rivedere tutte le tariffe delle nostre strutture sportive, perché chi fa associazionismo deve avere un vantaggio. Ed è per questo che noi parliamo di sport come investimento sociale. E ancora, noi dobbiamo premiare già quelle attività culturali, sportive e virtuose. E mi riferisco in modo sostanziale a quello che poi viene chiamato destagionalizzazione. Ce l'abbiamo già una destagionalizzazione, va solamente rinforzata. Esempio, Poligono Swing, Cruising Town, Balloon, sono tutte delle attività culturali che hanno la possibilità di allungare la stagione estiva, producono ricchezza per le nostre tasche, ristoranti, pizzerie, hotel, seconde case, beneficiano di tutto questo. E noi come amministrazione dobbiamo incentivare chi vuole impegnarsi per la nostra comunità. È proprio diverso lo schema mentale che ci sta in testa tra noi e loro, è totalmente, completamente diverso, è completamente diverso. E le strutture sportive, anche queste dobbiamo utilizzare per la destagionalizzazione, l'abbiamo già visto, anche queste portano ricchezza aggiuntiva all'interno della nostra città. E allora quello che vi chiedo, fidatevi di persone che hanno dimostrato di essere persone per bene, di metterci il cuore, di amarla questa città, di dire sempre la verità, pure quando la verità era amara. Quando abbiamo governato il 2011-2017 era amara la verità, ma noi non abbiamo declinato da questo. Abbiamo detto meglio una verità amara che una buccia dolce, come qualcuno ci ha raccontato. E dico ancora di più,
onestà è un prerequisito. Non ne voglio dare alcuna medaglia, ma è troppo facile dire dal palco. Ma quando si sta in una casa comunale, declinata diventa forza. Noi siamo entrati con 5 euro, ne siamo usciti con 4. Lo vogliamo raccontare pure questo. L'abbiamo declinato perché noi abbiamo dato un servizio alla città. Non abbiamo utilizzato il potere. Vi abbiamo chiesto la fiducia, non il voto. Abbiamo detto che vogliamo governarla questa città, non vogliamo vincerla. È tutto diverso. È tutto diverso. È tutto diverso. È il linguaggio che è diverso. È il linguaggio che è diverso. Di questo vi dovete nutrire. Vi dovete fidare delle nostre persone. Perché come diceva poc'anzi Giuseppe, noi dobbiamo provare a fare un miglioramento continuo all'interno della città e lo facciamo insieme. Non siamo supereroi, noi non siamo supereroi. I supereroi stanno da qualche altra parte. Noi siamo quelle persone, volendo riprendere qualche esempio che ho visto all'interno della mia famiglia, che si alza presto la mattina, va nei terreni, trova qualche difficoltà, magari inciampa pure. Ma poi abbiamo la capacità di rialzarci e guardare avanti, questi siamo noi, non siamo supereroi, siamo figli di agricoltori che ricordiamo da dove veniamo, questo siamo. Chiudo. Il 26 noi dovremo scegliere il futuro, a chi affidarlo. Noi l'abbiamo già scelto ed è chiarissimo. 4.700 abbandonati folgoresi hanno scelto, continuate a darci fiducia, noi quella fiducia non la tradiremo mai, non la tradiremo mai per un semplicissimo motivo, perché nel rendicondo di quell'attività politica la dovremo portare ai nostri figli, questa è la verità e vi ringrazio per tutto, per il vostro sostegno, per il ricordiamo sindaco, per tutti i 64 persone e chiudo dicendo e la foto in piazza della Crea non ce la vogliamo fare in 10 persone, ce la facciamo in 5.000, in 5.000 ce la facciamo, in 5.000, perché noi, Polidoro, ce l'abbiamo nel cuore, non 10 persone, non 64 persone, 20.000 persone che si mettono in marcia come comunità e trainano il Metapontino che è la nostra capitale automatica. Questo dobbiamo fare come città. Vi ringrazio per avermi ascoltato, è sempre un grande onore, è sempre un grande onore guardarvi negli occhi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buon giorno. Grazie del risultato straordinario di domenica scorsa, è stata una grande emozione per me. È stata una manifestazione di affetto, una manifestazione di stima, una manifestazione di fiducia nei miei confronti che mi ha fatto vivere una grande emozione che non dimenticherò mai. In questi giorni di campagna elettorale mia figlia spesso mi chiedeva: papà, ma che cos'è questa cosa? Che cos'è questa passione? Che cos'è la politica? Io ho difficoltà a spiegare. Lunedì sera, tarda notte, quando c'è stato quel risultato, che è stato per me un risultato anche inaspettato, straordinario, ho avuto la possibilità di spiegarle, ho avuto le parole e le ho detto che ci sono cose nella vita che si possono comprare, ci sono cose che hanno un prezzo, o c'è quello che è accaduto quella notte, c'è l'affetto che ho vissuto con tante persone, che non ha un prezzo, che non si può comprare, che per me rimarrà
un grande ricordo, mi riempie da molti anni quello che è accaduto lunedì sera. Nel voto di lunedì, certo, siamo a ballottare, c'è una nuova sfida, c'è una nuova campagna elettorale, lo dichiaro subito, si parte da zero. E però diciamo prima il voto di lunedì ci ha consegnato il ballottaggio, quindi inizia una nuova campagna elettorale, durerà pochissimo, questa una settimana, poi andremo a votare domenica prossima di nuovo per scegliere il sindaco. Però è stata un'indicazione da parte di questa città che ha premiato la coerenza, ha premiato la chiarezza della proposta politica, ha premiato l'impegno che ci abbiamo messo in questi anni, ed è stato un lavoro fatto con passione, è stato un lavoro meticoloso, costruire questa proposta politica, costruirla insieme a tutti loro, tutti hanno partecipato a creare questo progetto che ha avuto indicazione positiva, perlomeno di 4.720 persone di questa città, ed è stata la conferma di una scelta difficile, una scelta coraggiosa, una scelta leale nei confronti della città, di seguire la nostra strada. Non ci siamo fatti spaventare dagli accordi, non ci siamo fatti spaventare da quello che accadeva da altre parti, siamo andati avanti sulla nostra strada. Io dicevo a tutti loro, da un mese a questa parte, dobbiamo essere sicuri di quello che abbiamo costruito in questi anni e della proposta politica, perché la città capirà, la città è matura ed è stata matura perlomeno in questa prima fase, lo sarà, per premiare questa scelta. Lo diceva Massimiliano prima, noi non abbiamo costruito questo percorso per vincere a tutti i costi, non ci serve vincere per andare al comune a occupare il tempo, l'abbiamo fatto perché vogliamo governare questa città. E ci siamo preoccupati di creare le condizioni per governare la città, innanzitutto creando questo gruppo, un gruppo umano, ma avendo chiara la proposta politica e amministrativa per questa città. Ho letto qualche giorno fa, un messaggio pubblicato sui social di un consigliere comunale uscente, è stato riconfermato consigliere comunale, quindi gli faccio i complimenti per il successo, consigliere comunale che appartiene all'altra coalizione, chiedendo il voto per il 26, chiedendo il voto per domenica, ha detto e ha scritto che è necessario un ritorno al passato. È su questo punto che non si capisce il tempo che viviamo. Noi non abbiamo bisogno della nostra luce del passato, noi abbiamo bisogno del futuro. Noi non ci possiamo spaventare del futuro, bisogna avere rispetto del passato, ma non si può avere nostalgia del passato. Se si appartiene a questa generazione bisogna sfidare il futuro, bisogna andare incontro al futuro, non bisogna perdere tempo a ricordare cose che non tornano, e non le voglio giudicare, nel bene e nel male, ma non tornano. Noi abbiamo il dovere. E affrontare il futuro è modernità per questa città, abbiamo bisogno di modernità, quando parliamo della scuola abbiamo bisogno di un rapporto nuovo con la scuola, che sia moderno, abbiamo bisogno di una viabilità moderna, di una città moderna, l'abbiamo descritto in questi mesi, in questo mese di campagna elettorale, come immaginiamo la nostra città, abbiamo bisogno di equilibrio ambientale, dobbiamo rispettare l'ambiente, una crescita costante di questa città che deve essere equilibrata, non può essere mai speculazione, perché poi ne parliamo nel futuro queste scelte. Dobbiamo avere questo atteggiamento nel futuro, dobbiamo immaginare una città moderna che significa una città inclusiva, una città che non lascia indietro nessuno, una città di servizi
di servizio alle persone, di nuovi servizi che funzionino bene e che ci possano aiutare a camminare tutti qua. Chi ce la fa da solo e chi deve essere aiutato nella direzione del futuro. Io ho letto in questi giorni, per caso, ho letto anche altre cose, dichiarazioni di appoggio da parte di chi ha fallito, da parte di chi non ha avuto il coraggio dopo aver vissuto 5 anni di metterci la faccia. Oggi penso alle emergenze che sono rimaste, alle emergenze che ci sono da affrontare, la gestione dei rifiuti che è diventata un'emergenza, avevamo lasciato quel servizio di raccolta differenziata al 70%, abbiamo trovato a 10, l'abbiamo lasciato al 70, sono stati capaci di distruggere tutto, siamo da 4 anni in prova con un servizio che è diventato un'emergenza, era un modello per la Basilicata nel 2016 quando si esaurirono gli scali nella provincia di Matera, il presidente dell'epoca, Pittella, fece un decreto con il quale obbligò tutti i comuni della provincia di Matera ad andare a Melfi, a costi altissimi per un mese, ad andare a confine a Melfi, c'era scritto nel decreto, tutti i comuni della provincia di Matera, tranne Poligoro, che si erano resi autonomi nella gestione di rifiuti, eravamo il modello della passività. E oggi ci troviamo a ricominciare da capo e queste persone si inseriscono ancora oggi, non hanno avuto il coraggio di metterci la faccia, si inseriscono nella speranza di tornare a condizionare, a contare qualcosa domani. Ricordavo Rocco qualche sera fa, abbiamo assistito 5 anni fa al Brindisi degli innamorati, ricorderete tutti. Io spero che non assisteremo al brindisi tra due nuovi innamorati, lo padrino e Mascia, perché là c'è l'accordo di una parte del PD che è intervenuto in campagna elettorale e permanente. Ci sono le dichiarazioni dei consiglieri dell'area equivaziale del PD, ci sono le dichiarazioni dei consiglieri, c'è la presenza attiva del presidente della provincia, che anziché pensare al ministero della provincia, viene qua a fare la paletta. E sarebbe legittimo venire a fare campagna elettorale se avesse il suo partito, se avesse qualche esponente del suo partito, ma si sono sottratti al confronto, non si sono fatti nemmeno giudicare dalla città dopo questi 5 anni. Quindi io spero e penso che la città, io mi sono sempre fidato, mi fido della città e sa leggere queste cose. C'è un'altra emergenza che dobbiamo affrontare, c'è l'emergenza dell'estate, c'è da affrontare la stagione estiva che già è iniziata, anche là bisognerà darsi da fare per mettere a posto, rendere più accogliente il nostro lungomare, per sistemare alcuni servizi, dai bagni alla cura del verde, perché l'amministrazione non può mai essere, non deve mai essere un passo indietro degli operatori. Noi abbiamo operatori che sono avanti, anni luce, e l'amministrazione non accompagna queste capacità, non accompagna queste risorse. Anche là devo rivendicare la programmazione. Il piano dei chioschi ha consentito di avere un sistema lungomare. Sfidammo negli anni difficili, sfidammo la crisi economica, prevedendo 18 nuove attività sul lungomare, dando la possibilità a 18 giovani, 18 persone di giocarsi al loro carta, di investire sulle loro idee, su loro stessi. Si è creato un sistema che dobbiamo accompagnare, che dobbiamo aiutare a crescere, perché rappresenta una risorsa per questa città, è diventato il riferimento anche quello dell'intera regione Basilicata, perché questa è la programmazione, è la capacità di creare occasione, e i giovani, questo devo chiedere alla politica, occasione, non
devono chiedere aiuti che non possono arrivare, devono chiedere occasioni. C'è del normale in questi giorni, potete notare sulla sinistra la camera, anche quella fu fatta lì, le polemiche, fu fatta lì perché era l'unica area di proprietà, perché là c'è il demanio, ci sono le particelle private. Quell'area è stata gestita per alcuni anni da un imprenditore di fuori. E poi dicono che loro fanno, amano la città, è stata tenuta come un parcheggio desolato. Un imprenditore di Policoro ha preso la nuova gestione, ha investito decine di migliaia di euro, ha creato un servizio, guardato conoscendo a mano. C'è l'area camper, c'è l'infopoint, ha creato lavoro, ha dato un servizio, ha arricchito la proposta del lungomare. Questo è quello che deve fare la politica, creare le occasioni, poi noi abbiamo tutte le energie possibili in questa città. Abbiamo i sogni, abbiamo le idee, abbiamo l'energia per poter realizzare le cose. Ma la politica deve saper fare il suo. Tra le piccole cose deve saper fare il suo, affrontare queste esigenze, affrontare queste emergenze. Deve saper affrontare le questioni, non voglio essere ripetitivo, deve saper affrontare le questioni strutturali, dal piano d'ambito, dalla doppia della sua artigianale alla D7. E su questo, noi siamo stati chiarissimi, noi abbiamo detto che cosa pensiamo di fare, abbiamo detto le azioni che pensiamo di mettere in campo, aspetto ancora a distanza di un mese e spero che ci sarà l'occasione nel prossimo comizio di sentire qual è la proposta del piano d'ambito, qual è la proposta della questione del canale. Perché non è giusto, non è giusto nei confronti di questa comunità non prendere posizione. E sapete perché non si può prendere posizione? Perché non la pensano allo stesso modo, questo è il limite di quella proposta politica. Perché non la pensano allo stesso modo, perché ognuno ha una soluzione diversa, perché c'è la potenza di qualcuno da una parte e qualcuno dall'altra. Noi dobbiamo proteggere la città. Abbiamo le idee chiare su queste questioni perché dobbiamo proteggere la città. Non abbiamo altro da fare. E in questo siamo liberi. Quando sento parlare di padre e padrone, noi siamo padroni noi stessi. E serviamo questa città. Io mi chiedo per il voto di domenica, mi chiedo innanzitutto di andare a votare. Voglio fare un ultimo passaggio, anche rispetto alle scelte che ha fatto l'amministrazione uscente, il PD. Devo dare atto a Gianluca Marresi di averci messo la faccia, di aver fatto la sua battaglia, di aver presentato una proposta a questa città e anche di aver fatto una dichiarazione di voto che lascia liberi i cittadini, come è giusto che sia, lascia liberi i suoi elettori, perché la sua proposta è diversa dalla nostra, è diversa da quella di mio patriello, perché questa è la democrazia. Perché si confrontano in una competizione elettorale, si confrontano proposte diverse, una rimane in piedi, non si fa confusione. Non si fa confusione con gli accordi né prima né dopo. Un primo punto. E voi siete chiamati a fare la scelta il 26. È un voto importante, un voto che segna i prossimi 5 anni, anni di grandi occasioni che non possiamo perdere. Questa città ha perso fin troppo tempo, questa città ha necessità di cogliere le occasioni, ce ne saranno tante perché questa è l'epoca del PNRR, quindi con le idee chiare, con i progetti chiari sulla città, noi saremo in condizione di camminare veloce, non saremo a perdere tempo, non saremo a discutere, saremo là a cogliere le occasioni che permetteranno a questa città di tornare a camminare, a svilupparsi. Noi non abbiamo nostalgia del passato, abbiamo rispetto del passato, mai nostalgia del passato, noi abbiamo
da affrontare con coraggio il futuro. Vi chiedo di fare un piccolo passo, manca un piccolo passo, vi chiedo di farlo insieme a noi, e poi il coro sarà bellissimo. Grazie.